Tutto bene quel che finisce bene, anche se episodi del genere non dovrebbero accadere, sottolineano i protagonisti della vicenda e pongono un interrogativo. Se tutto ciò fosse accaduto in una famiglia di anziani, soli, impossibilitati a girare farmacie per recuperare ossigeno, cosa sarebbe accaduto? Per fortuna così non è stato. Parliamo della storia ora risolta e dunque a lieto fine che ha visto protagonista, suo malgrado, un 68enne di Nocera Inferiore che convive da anni con una patologia polmonare e necessita di ossigeno giorno e notte. All'uomo, Mario Campitiello, il suo nome, secondo quanto denunciato dai familiari, era stato tolto d'improvviso l'approvvigionamento di ossigeno che gli viene fornito dall'ASL. Per l'emergenza Covid in corso, il rinnovo del piano terapeutico necessario proprio per ricevere ossigeno avviene in automatico. Ma settimana scorsa è accaduto qualcosa di spiegabile. Alfonso, figlio dell'anziano, ci aveva raccontato di aver ricevuto una telefonata dalla ditta incaricata alla consegna dell'ossigeno, in cui veniva spiegato che il servizio era sospeso per la scadenza del piano terapeutico. Ha preso così il via la corsa nelle farmacie della zona da parte del figlio dell'uomo per recuperare ossigeno. E soprattutto ha avuto inizio un tira e molla tra uffici per capire perché e come andava rinnovato in urgenza il piano terapeutico. L'uomo ha denunciato il tutto ai nostri microfoni ed era anche pronto a rivolgersi ai carabinieri. Poi, finalmente, l'epilogo positivo. È giunta una telefonata in casa Campitiello. La sospensione era frutto di un errore. L'ossigeno è stato nuovamente consegnato e continuerà ad essere consegnato. Dopo giorni di ansia e stress passati per le farmacie di turno per prendere il bonus d'ossigeno che servivano almeno per garantire il minimo a mio padre, fortunatamente, grazie alle relazioni di Renova, si è tutto risolto. Sono stato contattato stamattina dal responsabile commerciale della ditta incaricata per il bonus d'ossigeno, il quale ha provveduto subito a fare recapitare a casa l'ossigeno per mio padre. Ringrazio sia la farmacia Brancate di Nocera Inferiore, sia la farmacia Malagnino di Nocera Superiore. Fortunatamente è tutto risolto, ma c'è una domanda a cui merita risposta. Se i miei genitori erano soli,